TFR è la risposta alla tua voglia di sentirti unica. Bentornati su Mater Rouge, sempre qui con noi, con Angela. Raffaella, adesso ci viene un po' il collo storto questa sera. Sì. Siamo pazzi come al solito, siamo belle cariche, siamo qui insomma a trasmettervi un po' della nostra energia. Sì, stasera di energia ce ne sarà tanta, 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 come vedrete l'argomento che vi sveleremo. Fin troppa, quindi? Sigla! Eccoci ritornate, allora vi ricordo innanzitutto che dovete scriverci e potete scriverci a motarrouge@tv.it oppure ci sono le svariate pagine di Facebook, quindi la pagina di Motarrouge dove ogni tanto pubblichiamo anche delle chicche sessuali, insomma andate a sbirciare, e poi la pagina della TV, quella con la V, quindi rispondete anche ai nostri sondaggi, insomma noi siamo qui a rispondere anche alle vostre mail. Per esempio una che ci è arrivata dalla provincia di Pavia di Maria Grazia, che salutiamo. Ciao. E che ci pone una domanda, il tema è quello della scorsa puntata, quindi Tantra e Kama Sutra. Lei vorrebbe provare queste cose in coppia, però insomma è un po' intimorita da quello che potrebbe essere la risposta di suo marito, il suo partner, insomma. Eh sì, quindi io ti consiglierei magari piano piano di riuscire a convincerlo, magari un giorno proponi una cosa, un giorno un'altra, insomma piano piano dai un po' di brio al vostro rapporto. E magari guarda che cosa ci dice Sergio su una pratica che andremo a indagare adesso. Ciao, sono Sergio Messina, faccio il musicista, l'artista e l'insegnante, scrivo eccetera eccetera eccetera, e sono qui in qualità di assaggiatore di BDSM, diciamo. Allora, il BDSM è un acronimo che sta per Bondage, Domination, Sadomasochism, cioè sadomasochismo, e raggruppa tutta una serie di pratiche, a volte anche molto distanti tra loro. La principale caratteristica del BDSM è un consensuale squilibrio nella dinamica di potere tra due persone, o come dicono alcuni americani, uno scambio di potere, lo chiamano power exchange. Quindi exchange suggerisce l'idea che si baratta qualcosa con qualcosa. Quindi qui la domanda poi sarebbe: con cosa si baratta la rinuncia alla decisione? E io ti potrei rispondere dicendo l'estasi. Quindi il BDSM non è lo famo strano, cioè una variante possibile per una coppia che abitualmente fa sesso, diciamo in maniera canonica, cioè, quindi è un incontro, è un incastro innanzitutto, un incontro tra menti che si incastrano, quindi non c'è una... Non c'è un'uguaglianza, ma c'è un incastro. Il BDSM è in molti casi un'esplorazione di zone liminali, di zone di confine, di estremi. E naturalmente quando maneggi degli estremi è possibile che entrino in gioco delle emozioni molto potenti, che si svegli qualcosa di molto intenso, che accada qualcosa di molto profondo. Questo è quello che descrivono tutti quelli che praticano BDSM. Diciamo. La configurazione classica del BDSM, quello letterario, è l'uomo sottomesso e la donna dominante in una configurazione eterosessuale. Se ci pensi bene, già è eversiva questa configurazione, soprattutto in anni in cui la donna invece era l'elemento sottomesso all'interno della società. Le persone più convintamente submissive, maschi o femmine, che io ho incontrato nella vita, erano persone dal carattere molto forte o comunque persone che suggerivano l'idea di maneggiare con cura, e invece poi la chiave per il loro cuore era di maneggiarle con meno cura.
E Sergio ha introdotto alla perfezione quello che è il tema di questa puntata, sì, sì. Il BDSM. Il BDSM, che in realtà non è molto conosciuto in Italia e spesso viene confuso con il sadomasochismo. Quindi noi ci tenevamo un attimino a darvi le differenze che li distinguono. La prima differenza, quindi parlando di BDSM rispetto al sadomasochismo, è la consensualità. Quindi, cosa molto importante, i due ruoli, quindi il sottomesso e il dominante, prima di avere una relazione sessuale, firmano proprio un accordo chiamato contratto, dove si stabiliscono dei limiti, delle regole da seguire durante il rapporto. La seconda distinzione tra il BDSM e il sadomasochismo è la flessibilità dei ruoli, quindi a volte il dominante può insomma diventare sottomesso o viceversa il sottomesso può diventare dominante. E la terza distinzione invece è l'uso della safe word, quindi l'uso di una parola di sicurezza che il sottomesso può utilizzare nel momento in cui ha un dolore fisico che non riesce più a sostenere. Quindi ci sono tre regole da seguire nel BDSM che appunto si chiamano safe, sane e consensual, quindi tradotto in italiano sano, sicuro e consensuale. Mm-hmm. Però a questo si contrappone il RAC, che in realtà è sicuramente d'accordo sul consensual, quindi sul consenso, ma non sul safe and sane, cioè diciamo che il rischio a certi livelli lo devi accettare, diciamo, insomma non si può eliminare il rischio. Il rischio o il fatto di essere sani, sani ad un certo livello di gioco, durante la pratica. Sì, insomma. Magari si arriva in dei momenti in cui il controllo è stato perso, quindi i limiti in realtà sono stati abbattuti. Ma adesso andiamo a vedere Tea. Tea, che cosa ci racconta? Fantastica. Ciao, sono Tea, ho 24 anni. Sono croata e americana, sono una blogger e scrivo per le riviste. Io ho capito che quando una donna vuole fare BDSM, lei come la submissive, che gli uomini pensano che lei vuole anche essere trattata così tutti i giorni. Diciamo che vuole essere submissive, che vuole che gli uomini sono cattivi con lei. Anche se una donna fa questo, gli uomini pensano, ok, a lei piace questo, proverò con un'altra, senza chiedere prima se lei vuole questo. E questo è sbagliato perché, per esempio, quando un uomo va a un dominatrix, nessuno pensa che lui vuole questo tutti i giorni, perché gli uomini sono powerful, allora loro possono fare questo come divertimento. Però perché le donne sono sempre sotto gli uomini nel mondo, perché non hanno i diritti stessi, bla bla, quando vogliono una cosa in sesso così, le persone pensano che vogliono essere sempre violentate o che... Però secondo me la cosa più forte e più feminist che una donna può fare è scegliere cosa vuole nel letto. Se questo è essere una dominatrix o avere un uomo che ties her up, le donne devono avere meno paura di essere oneste. Prima, per trovare una persona che può fare questo con te, è meglio andare ai clubs and online societies dove ci sono le persone che piacciono questo. Perché, come detto, è difficile. Se dici a qualcuno alla prima date, oh, io voglio che mi fai questo, pensano che sei pazza. Devi essere careful, come si dice careful? Attenta prima di fare qualsiasi cosa, specialmente se è la prima volta. Devi prima dire, devi avere un safe word, una parola, perché ovviamente durante la fantasy dici no, no, è parte del gioco, ma devi avere una parola, Nokia. Quando dici questo e basta. Se c'è un momento che te non piace qualcosa, non fai mai, mai fare qualcosa che te non piace, perché specialmente con una cosa così ti può fare male mentally. Noi non possiamo scegliere cosa a noi piace, però possiamo scegliere come trattare questa desire. Per esempio, tante ragazze hanno rape fantasies, non dice che vogliono veramente essere violentate, però c'è un modo di fingere fare questo così non fai male a nessuno. Non puoi scegliere cosa ti piace. Io non posso scegliere che a me piace essere slapped. Va bene, trovo un modo di fare questo in un modo sicuro con una persona che mi rispetta e, you know, in questo modo BDSM è una cosa molto responsible e molto bella. È meglio fare così in un modo sicuro che andare alla strada e fare male alle persone, no? Io voglio dire alle donne, la vita è troppo
corta per fare la brava. Devi essere brava con altre persone, non fai male agli altri. Devi fare cosa vuoi e non avere paura. E se qualcuno ti dice che sei una troia, dici grazie. Ciao. Ciao. Grazie, Tea. Ecco, torniamo immediatamente all'argomento della puntata e vi parliamo di un rapporto molto più stretto e molto più possessivo del BDSM, quindi il 24/7 del BDSM, appunto. Allora, è una relazione, appunto, che va avanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui la mistress domina il sottomesso oppure il master domina la sottomessa, sempre e ovunque. Infatti si crea proprio un rapporto di coppia dove il dominante può decidere sempre per il sottomesso che cosa fare, anche se si trova a lavoro, a fare la spesa, insomma ovunque. Se ci può andare a lavoro. Comunque, stavamo dicendo, no, del master, parlavamo del master e della mistress. Sì. Master è l'uomo che sottomette e la mistress è la donna che sottomette. Ma attenzione, non è detto che se nella vita una persona è molto forte debba dominare per forza nel rapporto BDSM o l'inverso. Sì. Insomma, sono relazioni che poi si vanno stabilendo quando si pratica, durante la pratica. Mm-hmm. E durante la pratica, quante pratiche ci sono? Tantissime. Possiamo andare avanti fino a domani volendo, solo con le pratiche. Per esempio, l'abrasione. L'abrasione, come dice la parola stessa, consiste nel bruciare, quindi bruciare o con sostanze abrasive oppure, come facevi tu, con lo sfregamento dei corpi, insomma, di parti fisiche. Ma adesso sulle pratiche su cui indagheremo dopo, vi lanciamo il video. Sì, della nostra fantastica corrispondente Valda Brighton. Ciao, sono Valda Brighton. Qui in Inghilterra esiste una lunga tradizione per quanto riguarda lo spanking, cioè lo sculacciare. È molto facile trovare professioniste che lo pratichino, ma che sia a pagamento o meno, tutto ciò che riguarda BDSM è potenzialmente illegale. Per quanto riguarda il fetish, il dress up, cioè il travestirsi, interessa il 29% degli inglesi. Molto interessante, Torture Garden, cioè il giardino delle torture, organizzano eventi dove si pratica il dress up, fetish, burlesque, puoi vestirti come vuoi, basta che sia un travestimento. Interessante. Per quanto riguarda il feticismo di una parte del corpo, il seno, travince. Molto interessante nelle news la campagna No Page 3 della giornalista Lucy Ann On, che vorrebbe abolire dalla pagina 3 del The Sun le donne a seno scoperte. Seguirò questa campagna per voi e vi farò sapere come andrà a finire questa vicenda. Vi davrei con tutto, un saluto e a presto. E grazie Val e grazie alle sue meraviglie. Ecco, e adesso break. STFR è la risposta alla tua voglia di sentirti unica. Rientriamo, siamo rientrate con il nostro sondaggio, quello di questa puntata. Di questa puntata, esattamente, che è su questa domanda. Hai mai pensato di provare il BDSM? Faccelo sapere, insomma, se l'hai già provato oppure se ci stai pensando, devi rispondere al sondaggio. Su Facebook, sulla TV o Motel Rouge, oppure scrivendoci a motelrouge.tv.it. Ecco, ritorniamo un attimino alle pratiche sessuali che avevamo accennato prima parlando dell'abrasione e parliamo di altre pratiche sessuali. Quindi troviamo per esempio il whipping, che è la flagellazione, quindi quando si frusta, e di solito viene effettuata con il gatto a nove code, un'antica frusta medievale. E oltre a quelle tantissime altre, per esempio il figging, questa pratica che utilizza lo zenzero sbucciato, pelato e introdotto in alcune parti un pochettino intime. Cosa provoca il zenzero? Sta già male, il bruciore, bruciore veramente forte, quindi se vi piace bruciare potete tentare qualche modo. Esatto, e invece possiamo andare su altre pratiche. Sì, allora abbiamo lo spanking, che è una delle più conosciute, che è la sculacciata, quindi la sculacciata però quella bella tosta, insomma. Sì, ecco. Oppure abbiamo il bastinado. Il bastinado è un'antica pratica sessuale spagnola
che consiste nel colpire le piante dei piedi con una verga, con una mazza, insomma il dolore sicuramente è garantito, direi. Ovviamente dolore concordato prima, sì, perché sì, non è che andate in giro a picchiare la gente, esatto. Non è questo il BDSM, ricordiamo. No, ci vuole sempre la consensualità da parte di entrambe le parti. Ma infatti adesso andremo a vedere Sergio che ci spiegherà, oltre alla pratica normale che si fa anche tra persone che insomma magari non sono legate sentimentalmente, c'è anche una modalità, cioè quella tra persone che magari stanno insieme e condividono una vita insieme, e quindi insomma, che si amano, insomma, che hanno proprio un rapporto sentimentale, giusto? Andiamo a vedere. C'è chi sostiene che l'amore e il BDSM non siano compatibili. A mio parere questa questione è legata a un'idea di amore che abbiamo noi, che suggerisce un'idea di separazione tra l'alto e il basso, che è uno dei grandi cancri della società contemporanea. Fin quando la prostituzione è stata legale in Italia, si diceva, era una cosa accettata anche dalle mogli, che con la moglie si faceva il sesso riproduttivo e il sesso creativo e non riproduttivo e più divertente si faceva con le prostitute. Questa configurazione è rimasta nel classico moglie-amante, con la moglie si fanno le cose, si fanno i figli e con l'amante si fanno i numeri. Non solo, ma la bocca che della donna che ha il seno che ha allattato i miei figli non può essere oggetto di desiderio, no? La santificazione del corpo femminile. Questo secondo me è la ragione primaria per cui la gente dice che il BDSM e l'amore non sono compatibili, perché se invece l'amore è la perdita della, diciamo, l'introiezione l'uno dell'altro, non so come dire, il desiderio di essere talmente vicini da compenetrarsi, da diventare l'uno un pezzo dell'altro, e cazzo, il BDSM è proprio l'apoteosi di questa roba qua. Nella mia lingua l'amore significa complicità, nella mia lingua l'amore significa sapienza e compiacersi del corpo e della mente dell'altra persona, che nello stesso tempo si compiace del tuo corpo e della tua mente. Questo può essere una roba missionaria a luce spenta sul letto, col letto che fa gnicco gnicco gnicco, però scusate, nel mio folklore personale funziona molto meglio se abbinata della roba che magari costringe o magari fa un po' male o magari non lo so adesso. Perché poi il bello del BDSM è che naturalmente si lavora sui limiti di una delle due persone. In una configurazione in cui l'apparente centro di tutta questa vicenda è il dominante o la dominante, il vero campo di battaglia, si potrebbe dire, è la persona che sta sotto. Quindi intanto li devi conoscere sti limiti, quindi bisogna sedersi là, parlarne, esplorarli, ne parliamo, ne discutiamo. Dice, sai, io ho un desiderio un po' bizzarro, ottimo, perché anche io ho desideri un po' bizzarri, e lì, no? E quando c'è questo incastro, come fa a non succedere l'amore? Eccoci qui ritornate, insomma, ringraziamo Sergio per le sue spiegazioni molto, insomma, dettagliate del BDSM. E passiamo ad un evento che viene organizzato ogni anno, quindi che si chiama proprio il Folsom Street Fair, ed è un festival no profit in onore proprio delle sottoculture BDSM. Si svolge proprio a San Francisco, nella Folsom Street, l'ultima settimana di settembre. Quindi in onore di questo festival ci sono molte persone che sono dedite al BDSM e che sfilano per questa strada, insomma, e svolgono molte pratiche erotiche. E, tra l'altro, è un evento no profit, come vi dicevo, quindi tutti i soldi che vengono guadagnati vanno dati in beneficenza. Quindi questo viene fatto a San Francisco, ma c'è anche il corrispondente europeo che viene fatto a Berlino, però la prima settimana di settembre, quindi se siete curiosi a settembre dell'anno prossimo potreste farvi un giro volendo. Settembre è evidentemente il mese del BDSM a livello mondiale, l'abbiamo scoperto. Bene, ma il BDSM può essere fatto e svolto anche nello spazio virtuale, perché essendo una pratica molto mentale, che coinvolge comunque dal punto di vista cerebrale, sì, le, le, sì,
psichico anche le persone, diciamo che c'è anche questa sfaccettatura, questa particolarità, si può fare addirittura tramite computer, questa è una nuova diciamo tecnologia, utilizzare nuove tecnologie nel BDSM, insomma, per esempio anche in Second Life, che era diffuso e molto conosciuto molto cioè un po' di tempo fa, adesso viene riutilizzato, ci sono intere isole all'interno di Second Life dedicate al BDSM. Quindi è proprio un fenomeno che si sta piano piano espandendo, direi, in tutto il mondo. E adesso noi andiamo a vedere il prossimo video. Contratto tra Mr. Christian Grey, il dominatore, e Miss Anastasia Steele, la sottomessa. Le parti concordano su quanto segue. Quelli che seguono sono i termini di un contratto vincolante tra il dominatore e la sottomessa. Lo scopo fondamentale di questo contratto è consentire alla sottomessa di esplorare in sicurezza la propria sensualità ed i propri limiti. Dominatore. Il dominatore accetta la sottomessa come sua e potrà possederla, controllarla, dominarla e disciplinarla per tutta la durata del contratto. Il dominatore ha facoltà di usare il corpo della sottomessa in qualsiasi momento durante gli orari stabiliti o gli orari aggiuntivi concordati, in qualunque modo riterrà opportuno, a scopi sessuali e non. Sottomessa. La sottomessa accetta il dominatore come suo padrone, con la consapevolezza di essere adesso proprietà del dominatore, che può disporne a suo piacimento per tutta la durata del contratto, ma in particolare durante gli orari stabiliti o gli orari aggiuntivi concordati. Il dominatore dovrà fornire alla sottomessa l'addestramento e la guida necessaria al fine di servire il dominatore nel modo appropriato. La sottomessa accetterà senza fare domande qualsiasi azione disciplinare considerata necessaria dal dominatore e ricorderà in ogni momento la propria condizione ed il proprio ruolo rispetto al dominatore. Il dominatore può punire la sottomessa quando necessario ad assicurare che la sottomessa comprenda appieno il proprio ruolo di subordinazione al dominatore e a scoraggiare condotte inaccettabili. Il dominatore può frustare, sculacciare, fustigare e infliggere altre punizioni corporali alla sottomessa a scopo di disciplina, per il proprio godimento personale o per qualsiasi altra ragione che non è tenuto a esplicitare. La sottomessa non si toccherà né si darà piacere sessuale senza il permesso del dominatore. Nell'addestramento e nell'amministrazione della disciplina, il dominatore si assicurerà che sul corpo della sottomessa non restino segni permanenti né che si producano ferite che richiedano un intervento medico. La sottomessa si sottoporrà a qualsiasi attività sessuale pretesa dal dominatore, senza esitazioni né discussioni. Il dominatore non presterà la propria sottomessa ad altro dominatore. La sottomessa accetterà frustate, fustigazioni, sculacciate e qualsiasi altra disciplina il dominatore decida infliggerle, senza esitazioni, domande o lamentele. Il dominatore può legare, ammanettare o imprigionare la sottomessa in qualsiasi momento durante gli orari stabiliti o gli orari aggiuntivi concordati per qualsiasi motivo e per periodi di tempo prolungati con il dovuto riguardo per la salute e la sicurezza della sottomessa. La sottomessa non guarderà il dominatore negli occhi, a meno che non le venga espressamente richiesto. La sottomessa è tenuta a tenere gli occhi bassi e a mantenere un contegno modesto e rispettoso in presenza del dominatore. La trasgressione di una qualsiasi delle regole precedenti provocherà un'immediata punizione, la cui natura sarà determinata dal dominatore. Insomma, come non potevamo parlare di 50 sfumature di grigio? Ecco, esattamente. Per i pochi che ancora non ne sono a conoscenza, vi diciamo di che cosa parla questo romanzo. Allora, 50 sfumature di grigio è un romanzo erotico scritto nel 2011 dalla scrittrice inglese Erica James. E 50 sfumature di grigio è uno dei primi libri della trilogia, perché poi il secondo è 50 sfumature di nero, il terzo 50 sfumature di rosso. Si sfuma sempre, insomma. Però in realtà all'interno di questo libro si parla di una storia e appunto è un romanzo. Il romanzo è caratterizzato dalla descrizione di scene di esplicito sesso in cui vengono anche attuate delle pratiche di BDSM, ecco perché ne stiamo parlando oggi. Esatto, e loro sono, i due protagonisti sono lui che è il master e esatto. Si chiama Christian Grey, che viene descritto come bellissimo e molto potente, e la sua sottomessa
sottomessa. Esatto. Come si chiama? Che si chiama Anastasia Steele, una ragazza studentessa di 24 anni che lo conosce così per caso, e i due ovviamente hanno una cotta. Lui inizialmente sembra essere una persona un po' strana, un po' ambigua. Poi quando si conoscono, ovviamente le propone di avere una relazione sessuale con lui molto particolare. Quindi, perché lei prima deve firmare appunto questo contratto. In questo contratto ci sono tutti i limiti e le regole che bisogna rispettare. Insomma, come dicevamo, tratta molto l'ambito BDSM, ma in realtà cosa ne pensano le persone che praticano il BDSM? Quelli della realtà e le persone che lo praticano davvero non sono molto d'accordo, non piace molto a loro, no, perché è comunque considerato molto commerciale. Ma su questo, insomma, nel libro, questa trilogia molto famosa, noi concludiamo la nostra puntata molto dolorosa sul BDSM. Ma molto piacevole, se devo dire la verità. Esatto, esattamente. Allora vi diamo ovviamente i nostri contatti, così potete rispondere al sondaggio della nostra puntata: montarrouge@latv.it, oppure le pagine Facebook. Sì, della TV, quella con la V. E poi anche Montarrouge, ovviamente. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!